E allora, buonasera, bentornati, Lim and Friends che vi parlano. Siamo tornati dalle vacanze, finalmente ci siamo, stiamo riprendendo le puntate da vedere insieme. Andiamo con la sigla, ci raccontiamo un po' l'estate, c'è anche John Lennon stasera, invitato. Ci raccontiamo un po' l'estate, poi andiamo avanti a vedere la puntata di questa sera, episodio 47. Addio ad un amico, un po' estemporaneo dalla corsa alle 12 case, ma a me piace come puntata, poi la vediamo insieme. Allora, sigla, Agostino e poi gli ospiti di questa sera. Dov'è la sigla? Agostino, dove sei? Agostino, dove sei? Il cuore batte ancora in me, batte come batte quello di Lim and Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti. Insieme ripercorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, ma per farlo occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle 13 stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! È grande il nostro Agostino, il più bel fulmine di Pegasus della Terra. Allora, questa sera abbiamo con noi Niki, Nicole, Nicodemus, Mickey Mouse. Eccola qui. Il giorno Ciao Niki, che come lo stai? dirai correttamente mi darai 50 euro, mi sa. Te l'ho già mandate, ti sono arrivate sul conto, guarda. Ci sono? No. No, porca Sei un miseria, va bene, bugiardo. arriveranno. Arriveranno e poi c'è il nostro Max anfitrione, poeta, filosofo, attore, Buonasera, cantante, buonasera. eccezionale. Poeta, filosofo, attore, cantante. Ma non è finita qui perché noi abbiamo anche un altro ospite che ha appena finito di mangiare, è arrivato di corsa ancora delle cose che sporgono dalla bocca, il nostro Angel. Ciao a tutti, ce l'ho fatta per un pelo. Grande, Della grande fucsia, Angel. però. Scusate se ceno alle 8:30, scusate se seguo l'orario medio degli italiani. No, dovevi mangiare prima. Siamo tornati, L'appuntamento ragazzi, un applauso. Cose fa bene, ma lui fa bene nel Applauso ad Engiala, ma applauso a noi che Sul siamo mangiare prima vi finalmente chiederei tornati. cortesemente di scrivere una petizione ai miei capi di lavoro, che così, cioè, i giorni in cui abbiamo la diretta, che non mi facciano uscire tardi dal lavoro, così magari riesco a regolare. Per Guarda, favore, presto fatto, sto scrivendo subito una mail con perfetto. PEC, ecco qui, poi mi passi Mando i miei agenti l'indirizzo e adesso a io scrivere. gliela mando subito. Perfetto, grazie. Allora, visto che siamo tornati tutti dalle vacanze, come continuiamo questa scalata alle 12 case, anche se stavo dicendo che oggi è una puntata un po' en passé, perché si va un po' oltre, si va un po' fuori, si devia un pochettino dalla corsa alle 12 case per vedere che cosa succede al nostro amico Crystal. Innanzitutto, volevo assolutamente ricordarvi di mettere. Aspetta che mi metto in individuale, così mi vedete bene. Mi raccomando, questa passione che noi abbiamo per i cavalieri, per le live, deve essere trasportata, deve essere coltivata, deve essere mandata al limite estremo del cosmo. Quindi mettete un bel mi piace, seguite la pagina in special modo, perché io più vedo che cresce, più sono contento di darvi le notizie, ma special modo di commentare con voi tutte le live che facciamo e gli episodi dei Cavalieri dello Zodiaco. Una bella spinta, mi raccomando, non ci abbandonate. Allora, mettiamo Niki, la rimettiamo. Ah no, basta fare così. Purtroppo, ragazzi, mi sono dimenticato tutto, ma non vi preoccupate perché tornerò piano piano, ricominceremo, riandremo sulla retta via. Allora, dicevamo. Vediamo, intanto facciamo un giro per come sono andate le vacanze. Max, come sono state le vacanze? Dove sei stato? Allora, io artisticamente parlando sono stato a Camigliatello Silano perché dovevo fare un campus sul teatro, sul canto e sulla recitazione, il che è andato benissimo. Sono andato con il mio gruppo e vi posso, ho lavorato con i maestri migliori del territorio e
è tutto bellissimo. Poi sono stato in svariati posti, tra cui sono stato anche a Reggio Calabria a vedere i tanto agognati Bronzi di Riace, perché essendo io calabrese non posso che esserci legato io a queste stagioni. Ah, pensavo essendo io bronzo. No. Credo che sarebbe Silver lui. Quindi hai visto questi famosi bronzi? Come sono, sì. Belli? Belli, sono di essere belli, sono belli, sì. E poi ovviamente i giorni di mare che non sono mancati mai nella mia vita, ma si sa che il mare quando si parla d'estate è sempre l'argomento numero uno, quindi posso dire di aver passato una delle estati forse più belle di tutta la mia vita. Poesia. Allora, Niki, come hai passato le vacanze? Allora, evito di raccontare quanto caldo ho avuto a lavoro, perché anche quando non ero in cucina sembravo fossi in una sauna, da quanto sudavo, madonna, mannaggia il caldo. E per il resto non è che ho fatto chissà che in queste vacanze. Sono andata di interessante a vedere un canyon qua in Veneto, qua vicino, abbastanza interessante, con la mia famiglia, mio fratello. E dopodiché mi sono limitata a scappare dal caldo, una volta in montagna, una volta al mare, una volta in piscina, come potevo, insomma. E forse il mio campo artistico è stato un pochettino attaccato proprio dalla stanchezza provocata dal caldo, infatti non... anche controllando su Instagram non è che abbia fatto chissà quali lavori, anche se questo di Aspros fatto per Awakening è uno dei miei meglio riusciti, se posso vantarmi. Che bello! Complimenti, Niki. Intanto ci saluta Giovanna che ci sta seguendo. Mi raccomando, Giovanna si occupa della pagina di Lehman Friends, perché Lehman Friends non sono solo i Cavalieri dello Zodiaco, sono cinema, serie TV, spettacolo, a Max Anfitrione, NGL, tutti questi grandissimi compositori. E quindi la salutiamo, Gio, sono contento che ci stai seguendo. Poi tra l'altro mi raccomando, sul canale YouTube seguite le sue dirette, Just Chatting, le fa anche a tema, ha fatto la settima stagione del Trono di Spade, ha fatto il The Boys, l'ultima stagione, insomma Giovanna si sta dando molto da fare, ha sempre dei suoi ospiti che la seguono sempre. Salutiamo Martina, salutiamo Francesca, salutiamo il grande Gabriel. Just Chatting, fra l'altro la prossima settimana, ve lo dico anche a voi, comincerà un nuovo format, lo faremo io e Giovanna, in mattinata, una volta a settimana, ci metteremo insieme, faremo una live e consulteremo un rotocalco di cinema e spettacolo e commenteremo le news del giorno, un po' come fa Linus a Radio DJ, capito? Ma estremamente più vicini, cioè quasi un granello di sabbia in confronto a Radio DJ, però a noi ci piace anche così, se no non staremmo qui. Allora, Angie, invece tu che cosa hai fatto? Sono proprio curioso di saperlo. Ma cosa mi chiedi? Lo sai benissimo cosa ho fatto. Lavoro. Passato. No, beh, vediamo. Anche lavoro. Se ben ricordi, durante una nostra scalata in bicicletta su vette mai raggiunte da mortali, sono stato raggiunto da una telefonata di lavoro, ho dovuto fermare, fermi tutti, fermate le biciclette, rispondo... Sì, no, mi hanno maledetto. Anzi, no, scusate, posso dire, Lim mi ha ringraziato perché così almeno ci siamo fermati. Esatto. Non so se puoi commentare o ricordare. Io e lui stavamo morendo dietro al nostro amico prof, che invece in bicicletta ci si porta dietro uno presso all'altro. E vabbè. Stavamo morendo, io stavo quasi in coma. Comunque, siamo stati in montagna, siamo stati benissimo, ci siamo veramente ritemprati, ci siamo anche stancati in bicicletta, ma questo è un altro paio di maniche.
E poi, come sapete, ho anche mandato un video annesso e connesso dalla Scozia. Insomma, queste sono state le mie vacanze. Quindi non di mare, non di mare quest'anno. Quest'anno niente mare, però insomma, fa niente. Dai, magari recupererò l'anno prossimo. Mentre Max andava a vedere i bronzi di Riace, tu eri in montagna con dei stronzi di Riace. Diria, sì. Va bene, comunque A siamo ognuno il tanti suo. in montagna. Abbiamo anche Sì. citato i cavalieri più volte perché non possono mancare. Ma se mettete insieme me e Lim, io direi, poi se c'è il prof, si parla di cani il guerriero, sempre e comunque. Se mettete insieme me e Lim, comunque, così come voi, si parla di cavalieri, ogni sprombattuto, cioè ogni passo era una citazione. Mi è venuta in mente anche un'altra citazione, e questa la caricherò per la prossima puntata, dove c'è NGL che fa un combattimento in quota con delle spade laser. Diciamo che io e gli altri bambini del gruppo, loro bambini per davvero, io un po' meno, ci divertivamo a giocare a fare a sfadate. Capite? Ma è stato un combattimento epico. Ve lo carico e ve lo mostro alla prossima. Anzi, forse lo inserisco nella sigla. Voglio che sia il Perfetto. completamento della sigla. Però la prossima volta io ad NGL così, però non con le spade laser, ovviamente ti voglio vedere con l'armatura di Sirio addosso per combatti, Ah, con l'armatura yeah. del dragone. Ma con una bella parrucca anche, perché sennò, insomma, il dragone senza capelli è un po'. Eventualmente ti facciamo fare Sì, cavalieri ma così. sarebbe veramente bello. Ci stiamo pensando, Giovanna, è un nuovo format. Parleremo dei cavalieri mentre saliamo in quota. Che Esatto. se tu ci vedevi, cioè, se avessi potuto vederci, saresti scoppiata, perché io stavo per morire, non dicevo più neanche una parola. Confermo, anch'io. Ragazzi, Io allora vorrei stare concentriamoci, tranquillo, siamo tranquillo. tornati, i nostri fan, che sono migliaia, se non miliardi, vogliono vedere la puntata insieme a noi. E quindi io direi di prepararla, mi raccomando, avete tolto la sigla, avete tolto tutto No, quanto, il togli. Nicole, Santa Pace, sempre la stessa storia. Allora, togliete la sigla, Sono ma non il passati mesi. riassuntino. Come? Sono passati mesi. È vero, Ricordo sono passati. malapena cosa ho mangiato ieri sera, per Siamo cui. riposati molto. Comunque, allora, mentre Nicole toglie la sigla, rivediamo un po' dove eravamo. Allora, non so se vi ricordate, ma abbiamo passato la casa di Gemini. La casa di Gemini l'abbiamo passata con una dura sconfitta, tra virgolette, da parte del nostro amico Crystal, e da parte di Andromeda, che invece si prende una bella rivincita, riesce a trovare l'escamotage del grande sacerdote, lancia la sua catena cosmica, e c'era pure un sondaggio che chiedeva se la catena avesse poteri illimitati. Nicole, stai togliendo la sigla, vero? L'ho tolta. Perfetto, stavo prendendo tempo per te. Comunque, poteri illimitati, ha vinto sì, ha poteri illimitati. Bene, allora poi andando più avanti, vedremo se è proprio così. Andromeda riesce a passare, Crystal svanisce nella dimensione oscura, questo colpo eccezionale di Gemini, e invece Pegasus e Dragone escono perché, grazie alla cecità di Sirio, che non viene preso dalle illusioni di Gemini, riescono a passare e vanno verso la quarta casa di Cancer. Oggi, in questa puntata, vedremo che fine fa il nostro amico Crystal, il cigno. Va bene? Allora, siete tutti pronti? Mi piace l'avanzo Prontissimi. rosso. Allora, prima di fare devo fare una bella cosa. Sei ribaltato, che fa? Che è successo? No, devo fare una cosa per vedere la puntata insieme a voi. Allora, adesso mi metto le cuffie, siete pronti? Mi raccomando. Siamo pronti. Continua a cadere. Alzo il volume qua. Chi è che cade? Saga? Sì, Ma vuole ancora è già presto. suicidarsi. Mancano È ancora sette otto partorita. case prima che cada, diglielo. Appunto. Siamo quel mood comunque, molto depressivo. Allora, io ci sono, ragazzi, scusate, ero impreparato. Mi sentite? Sì. Certo. Ok, Sentiamo, allora. sentiamo. Anche i nani stanno guardando.
Io direi countdown. Che ci siamo. E allora andiamo col countdown. 5, 4, 3, 2, 1, via la puntata. Enorme è la tensione al Grande Tempio. Per salvare Lady Isabel da una sicura fine, i cavalieri guidati da Pegasus hanno passato la prima e la seconda casa. Certo che nella terza casa non sapremo gestire gli spoiler qua. E temibile avversario, Gemini. Phoenix salva Andromeda dalla dimensione oscura. E qui ma poi è uno di quei casi in cui la voce di Aquarius ti riporta ad altre memorie, no? Settimo senso, come Pegasus prima di lui. Quale delle 3000 che ha Aquarius? Appunto, in questo caso Crystal decide di passare all'attacco. Ma l'armatura di Gemini risulta essere vuota. Cominciamo subito col dire, no? Teoricamente lui è il suo maestro, quindi è ovvio che riconosce l'armatura. In realtà nell'anime la cosa è un po' meno chiara, no? Riconosco la tua armatura. Tu sei il cavaliere d'oro del segno di Aquarius. Ma scusa, come fa a riconoscere la sua armatura? Perché appunto nell'anime la cosa è poco chiara in realtà, perché appunto nella scena che stiamo vedendo il maestro dei ghiacci gli spiega che aveva un maestro, no? Giusto. Ma di fatto non è che lui lo veda. Non me lo ricordavo. Nell'anime è ovvio che il maestro di Crystal è Aquarius, quindi beh, non si pone. Che succede, Crystal? Questo in realtà cambia molto, in realtà, no, se ci pensate, il rapporto tra i due, eh. Poi ne parliamo, però insomma. E qui c'è anche la voce di Sirio. Che poi sono io o comunque no, maestro ha la stessa voce di Camus? Così come io l'ho imparato. Ma non è la voce di Fuochi, non è la voce di Phoenix. No, è di Balzarotti. Certo. Scusate, ma sento male. Balzarotti. Aquarius è più giovane di me, eppure molto più abile nel colpire. Non devi dire più che è la tua giovane età a impedirti di migliorare. No, non lo dirò più. Mi concentrerò sui miei colpi. E così tu saresti colui che ha insegnato al mio maestro, il cavaliere di Aquarius. Poi fra l'altro gli ha detto che è il cavaliere di Aquarius. Ma non gli ha detto che è un cavaliere d'oro, è rimasto lì, lui non ha chiesto niente. Poteva chiedere. La casa di Aquarius. Adesso qui bisognerebbe capire. Vabbè, tu con i sottotitoli in giapponese stai leggendo più o meno le stesse cose? Purtroppo no. Effettivamente. Un altro motivo per cui preferisco il doppiaggio italiano. Sì, è vero. Ma l'anziano maestro non si è ancora allontanato dai cinque picchi, disubbidendo agli ordini regali. Allora, sì, la voce di Aquarius è di Phoenix. Ok, grazie, no, perché altrimenti avevo dei problemi. Spiegamelo. Sì, sì. Aquarius è Tony Fuochi. Tony Fuochi, sì, esatto. Che tra l'altro aveva anche fatto Aldebaran prima. Sì, certo. Del grande sacerdote, tu non passerai di qui, mi dispiace. Sì, ritornano spesso, d'altra parte lo sappiamo, così episodio in episodio cambiano. No, e cominciamo col naso che sembra un muso di gatto. No, non si capisce perché è finita la settima casa, non lo spiegano. No, questo è uno dei tanti interrogativi che non mi fa, dopo lo diremo, che non mi fa amare molto questo episodio, diciamo. Questo è un interrogativo che io non riesco a spiegarmi, però sul fatto che Crystal riconosce Aquarius forse avrei qualche teoria al riguardo. Forse qualcosa al riguardo la posso dire, però preferisco dirla poi alla fine. Vuoi andartene o dovrò combattere con te? Non si tocca. Aspetta un attimo, ascoltami Aquarius, ti prego. Ma posso dire che la voce di fuoco non gli sta tanto bene come a Camus? Sono d'accordo. Sì, ma come doppiaggio io posso dire che
Cioè, con tutto il rispetto per Tony Fuochi, però la voce su Aquarius non gliel'ho mai vista. No, 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 è vero. Infatti, in questa circostanza sembra proprio una soluzione tampone, diciamo così. Cioè, diciamo che Felice Invernici, che è il doppiatore originale di Aquarius, lo fa molto meglio, che fra l'altro ha doppiato sia Asher dell'Unicorno che altri personaggi poi dopo, che non sto qui a spoilerare. Ok, ti hai detto quello di Shaka? Giusto? Sì, Niki, quello. Anche, sì. Vabbè, è già apparso, per cui non è uno spoiler. No, vabbè. Sì, aveva già doppiato sia Asher che Virgo. Che cosa? Sono stato io. Qui abbiamo la scena revival. A che punto siete? Siete al combattimento col Maestro dei Ghiacci? Per l'azione che ho commesso. No, sto alla confessione di Crystal. Ah, sì, alla confessione di Crystal, pure io. Allora sto leggermente avanti. Non riuscirò mai più a devo riallinearmi. Coppa 5 secondi. Sì, infatti. Nei pressi del villaggio sorgeva una costruzione a piramide voluta da Arles. Il maestro dei ghiacci aveva ricevuto l'ordine di condurla a termine usando gli abitanti del villaggio come schiavi. Voglio affrontarlo. Torna indietro. Ah sì, adesso ricordo il doppiatore. Questo simile assaltante, che cos'è? Quindi adesso siete al combattimento col maestro dei ghiacci, giusto? Sì, sì. Ok, vabbè, l'abbiamo già commentato. Non so, un personaggio. Senti, no, non sento niente. Come? Il maestro dei ghiacci non è che. Non è che abbia tanto da dire, perché è un personaggio che a me non mi ha mai detto nulla. No, diciamo di per sé l'episodio, il combattimento, insomma, è toccante, come avevamo commentato all'epoca durante l'episodio. Il personaggio, diciamo, chiaramente, essendo uno dei personaggi filler, è riuscito e non riuscito, diciamo, ecco. Diciamo che è il filler più gestito bene, insomma, prima dell'apparizione di Camus. Cioè. Sì. Rovina solamente la loro rapporto e basta, ma non è colpa degli animatori. No, 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 assolutamente. Però vabbè, dopo ne parliamo. Effettivamente nell'anime poi risulta strano, no? Nel momento in cui... Sì, ma dai, quanti flashback, Dio santo. Sì. Era per allungare la puntata, chiaro. Sì. In effetti io ricordo che quando vidi l'episodio la prima volta, ecco, questa situazione la prima volta... Un pochino mi diede fastidio, perché mi sembrava come un'interruzione al flusso delle 12 case, no? Atlas aveva condizionato la mia mente. Comunque questo flashback è lunghissimo. È lunghissimo, veramente ti fanno vedere tutto il combattimento. Infatti hanno riviso l'intero episodio. Hanno risparmiato. Io che da piccola mi lamentavo di Naruto. Beh, vabbè, dai, lì è peggio però, eh. Insomma, l'intero episodio. No, no, in questo caso sì, però è anche vero che nei Cavalieri è un po' più rara sta cosa. A quell'epoca non. Tra l'altro, uno delle morti più tristi. Sì, sì, infatti. Saga, state calmo. E poi, piccolo topic, l'armatura del Maestro di Ghiaccio sembra un pochettino simile a quella di Aquarius, no? O meno. Allora... Allora, l'armatura del Maestro dei Ghiacci l'avevo già detto io che cos'era, ed è l'armatura della corona boreale, costellazione che già esiste. Gli abitanti del villaggio sono stato costretto ad ucciderlo. Dovevi trovare un'altra soluzione, e poi perché parlarne? Non mi interessano né i tuoi rimorsi né il Maestro dei Ghiacci. Cosa? Vedi. No, no, la voce di Tuoni Fuoco proprio non ci sta per uno freddo come Camus. No, infatti, primo e secondo, vedi, nella fattispecie hanno dovuto inserire questo dialogo per il fatto della presenza del Maestro dei Ghiacci, ma in effetti è così, a Camus cosa gliene sarebbe dovuto fregare? Tutto sommato questa confessione di Crystal non è che abbia per lui un esito, almeno esteriormente, così importante, no? Quando ero piccolo ero colpito dalla freddezza di Camus, sì. Poi ho capito che... E lui era freddo perché voleva fargli uscire il settimo senso. Ma bisogna capirlo, cioè, praticamente è difficile capirlo anche col senno di poi, eh.
bisogna capirlo senza il maestro dei ghiacci. Anche, esatto. Però ecco, è una cosa che io, dopo ne parliamo, ho sempre digerito poco. Una cosa che ho sempre, che mi è sempre andata giù un po' storta, insomma. Anche perché, cioè, voglio dire, lo scopo lo volevo ottenere per aiutare Cristallo. Aspettate un attimo, sono scema io a ricordarlo diversamente o aveva fatto affondare la barca prima della settima casa Camus? Nel manga? Nel manga. Lo sai che... Mi pare che l'aveva fatto prima. Io lo ricordo così, però può darsi, lo andrei a rivedere. Me lo ricordo. Allora, ragazzi, quanto mi piaceva quando lanciava questo colpo che rifletteva sulla costellazione dell'acquario. Sì, è vero. Godevo tantissimo, non so perché, qualche che psicologo poi, lo deve spiegare, ma il fatto che lui utilizzava la sua costellazione per rimandare questo raggio. Che poi Lim, poi ti spiego che la costellazione di Camus dell'acquario nell'anime è una donna, però la costellazione quella vera è un uomo che tiene una brocca d'acqua. Quello che hai appena visto è veramente successo. Non è possibile, qua. Ma che c'è pensato? Ok. Vabbè, insomma, non ha niente a che vedere con mia madre, cavaliere. Lo ha distrutto psicologicamente. Per farti incazzare, sì. Ragazzino. E questo non aiuta, insomma. Praticamente in sto episodio Camus è dai su, cresci un po'. Dai. Sì. C'hai da farle le 12 case, cresci un po'. Anche se morta, potevo sempre incontrarla. Ecco, anche. Vedi, comunque hai ragione. L'impatto che mi facevano da bambino, Lim, le rappresentazioni. Ecco, vabbè, i cigni che vediamo adesso, ma pure le rappresentazioni delle costellazioni dietro o sotto ai cavalieri. Era qualcosa, forse è quello che mi ha fatto amare tantissimo la serie quando ero piccolo. Oggi magari lo vedo un po' più distrattamente da questo punto di vista, ma quando ero piccolo era proprio quello che amavo di più. Allora, questa scena, vedete queste immagini di questi cigni che volano? È utilizzata anche in una puntata di Ken il Guerriero. Para. È vero? Sì, quando c'è Rey che vola contro Yoda. Ah! La stessa. Para. Identica scena. Ma in effetti sei uno sprecalacrime senza nervo. Si sono passati l'animazione. Si sono passati. Adesso bisogna vedere chi è uscito prima. Beh, che forse Ken. Scopriamo. Dai, che forse scopriamo. Forse poi si scopriranno sotto trame che Crystal è sempre stato nell'universo di Ken. Esatto. È di Nanto, Crystal. Madonna, lo sta distruggendo psicologicamente. Ecco, questa immagine mi piaceva tantissimo. I due cigni che venivano colpiti. Perché nel tuo cervello si instaura subito il fatto che lui non ce la possa fare. Cioè, questa immagine di questi due cigni che vengono colpiti. Io mi ricordo da piccolo già mi mandavano un messaggio del tipo: no, mi sa che non ce la fa. Come non hai certo. Forza sufficiente per c'ha anche ragione in effetti fermando il colpo con una mano dimostra di quella sua non mi ha sentito rinunciare. Crystal torna a Nuova Luxor. Taci, la nostra battaglia è appena iniziata, cavaliere di Aquarius. Intanto sono un casino avanti. Scusate, per una volta non sono io quella intera. Quando ero piccolo e vedevo quei cavalieri d'oro fatti male, dicevo, oddio, quelli sono quelli che non ho ancora visto. Esatto. Ma io li trovo fighi, onestamente. Ma infatti... Sono fighi, in effetti. Ma l'idea, no? Di essere belli sono sicuramente belli, però io mi chiedevo, ma chi sono quelli? Ma questi esatto. Da dove vengono? Infatti. Posso evitare con lo scalfisce. Con semplici spostamenti laterali. E anche l'aurora del nord. E la massima potenza di cui sei capace è ben misera cosa. Che bello. Non ricordavo sinceramente nel rivedere l'episodio, non ricordavo tutta questa determinazione di Crystal nel portare i colpi. Ricordavo più in generale che subisse, diciamo, la situazione.
È stato facile per me sorprenderti. Il tuo animo è ancora preso dall'amore per tua madre. E dopo voglio parlare di questo colpo. Non hai la lucidità per poter sostenere. Perché non so se avete visto, sembrava che Aquarius muovesse le mani così. Non sarà mai in grado di attivare. No, in realtà mi sembra verso pugni verso l'esterno, insomma. Ah, era dei pugni. Per poter fronteggiare i cavalieri d'oro dovrete. I pugni verso l'esterno stanno simboleggiando. La visione era dal basso verso l'alto e i pugni erano davanti a lui, insomma. Però sta a simboleggiare la posizione in cui l'acquario tiene la brocca dell'acqua. Sapete spazionare dalla vostra mente, ma non è così. Non solo la capacità di sviluppare la vostra forza, ma soprattutto. Qui c'è lo spiegone del grande Mu che abbiamo già sentito. Sì, praticamente questa puntata di immagini nuove sono due minuti. Sì. Anche considerando le animazioni lunghe che hanno usato per le tecniche di Crystal, se ci pensi, no? Oh, oddio, ragazzi, mi sono ricordato una cosa. Adesso quando fa questo, quando lui fa il colpo dell'Aquarius, è il più bello di tutta la serie, credo. Perché non lo fa più così. Sì, perché qua fa tutta l'animazione lunga, sì, è vero. Dice, scorrete divine acque. Madonna, addio. Quanto godevo la ragazzina. A me le forze del fredde mi piacevano tantissimo. Crystal, Aquarius. Vabbè, lo dici a me, da bambino. Vabbè, Lim. Crystal Lim, era il mio preferito. Ma me lo volete dire a me che Crystal è fra i miei preferiti? Diciamo che il freddo ci sono è preferiti. Una sorta di eleganza, diciamo. Il ricordo di mia madre. Beh, sì. Il settimo senso. Ah, poi vogliamo dire che il premio come migliore madre del mondo è la mamma di Crystal, eh? Crystal, ti prego, devi farlo. Ah, ecco. Qui in fondo Crystal dice qualcosa di legittimo. Non voglio dimenticare mia madre. Mi pare anche se legittimo. La tua incapacità di è comprensibile la ragione per cui Camus ha 14 anni. State calmo. Esatto. Che bello. Che miseria. Questa posizione poi è una delle posizioni che reputavo da bambino più potenti che esistessero. Cioè più potenti di una bomba nucleare. Esatto, anche perché quando poi lo farà Crystal sarà proprio l'apoteosi. Ragazzi, scusatemi, io quando vedo queste cose impazzisco. Scusatemi dall'emozione, però vedendo Aquarius mi viene da dire. Questo è come un cavaliere d'oro dovrebbe essere, non il cornutone della seconda casa, non il cornutone. Sì, ma è vero. Ragazzi, sempre che ci sono quelli del toro qua fuori che mi stanno origliando, dicono, ma secondo me ci sta insultando. Ricordo che sono del toro. Devi reagire, figliolo, l'hai promesso. Mamma, ascoltami, non voglio più lottare. E c'è questo momento toccante. Non arrenderti, ti supplico. Lady Isabel, ti prego, perdona la mia vigliaccheria. Non ho saputo vivere come un cavaliere. E nemmeno morire. Che scena tristissima, ragazzi. Sì. Giuro, io mi è sempre dispiaciuto vedere Crystal in quello stato. Ah, è vero, anche perché l'episodio si chiama Addio a un amico, che rende tutto ancora più pesante, cioè. È il momento in cui lo vedi per la prima volta, no? Il cosmo di Crystal non lo sento più. Sirio, Pegasus, l'hai sentito anche tu? Sì, è stato come se il cosmo di Crystal si fosse spezzato in due. Dopodiché questa risa di Crystal, ma sempre possibile che Crystal fatto molta tristezza. Sì. È brutto, sì. Siamo una delle cose positive, diciamo, che poi ti risollevano il morale, che effettivamente il personaggio nell'arco della serie delle 12 case si fa alla grande. Però poi ne parleremo però adesso. Qua, Dio santo. Sì. Madonna, peggio di Shun. Madonna, ragazzi. Adesso sentiamo le parole di Camillo. Riposa nel paradiso dei cavalieri. Le sacre acque non ti hanno risposto. Senti che musica. Avrei voluto cambiarti, Crystal.
Pensate che io questo monologo qua che sta dicendo Camio avrei dovuto portarlo a teatro. Ricoprirò con una barriera di ghiaccio il tuo fragile corpo. Perdonami, maestro dei Siamo senza parole. Vita del tuo allievo. Non avrei voluto che il tuo dovere. No, la tristezza. Non è colpa tua. Il mio piano non ha funzionato. Perdonami se non ho saputo fare del tuo cristallo cavaliere d'oro. La tua anima presto salirà al paradiso dei cavalieri. Mamma mia. Il tuo corpo cristallo. Cioè i brividi. La settima casa di Libra. Nessuno. Poi questa immagine, cioè questa idea che lui stesse lì nella teca, nella settima casa, come se ci dovesse rimanere da lì all'eternità, no? In un certo senso c'è rimasto, perché prima che siamo arrivati là. Ah sì, mamma mia, non ne parliamo. Che poi saranno stati, se no, un paio d'anni, credo, giusto? Ma a me, se me lo dici oggi, per me erano tipo 20-25 anni. Mamma mia, ragazzi. Staccati. Bellissimo. Va bene, adesso come andiamo avanti dopo aver visto tutto questo? Allora, aspettate che mi riorganizzo. Cosa posso... Mentre mi riorganizzo... Come andiamo avanti dopo questo? Do la parola a Niki. Anzi, partiamo da Max. Max, il tuo commento. Che dire di questo episodio? Cosa dire? Allora, io ero partito con un'ottica diversa. Io ero partito dicendo... Oggi vedrò Cancer, oggi sarò emozionato, oggi si va alla quarta casa e così via. Ma quando ti ritrovi davanti questo spettacolo alquanto triste, Crystal perduto alla settima casa, riconosce il suo maestro, e fra poco vi dirò perché, il maestro che gli dice che lo vuole spronare al settimo senso, ma Crystal è ancora ancorato al ricordo di sua madre... La musica, i simboli, questi cigni che vengono distrutti, l'acquario che compare alle spalle di Camio. Vedere tutte queste cose insieme, mescolate in un'unica scena, ti senti veramente come se fossi tramortito dall'aurora del nord. Ed ogni volta che, scusatemi per questo piccolo momento, no? Lo so che è un momento triste, però perdonatemi, diciamo, questa piccola cosa. Io quando vedo personaggi come Camio, ma anche come altri che poi vedremo successivamente, io penso spesso, è così che dovrebbe essere caratterizzato un personaggio. È come Camio, capito? Non, come ho detto prima, non il signorino che abbiamo visto alla seconda casa. Non come lui. Vedete, non come il signorino che abbiamo visto lì alla seconda casa. Perché? Ma perché questi sono... Perché io non lo so. Poi vedere Crystal che viene distrutto da tutti quei colpi in quel modo e poi rinchiuso dentro la teca mi ha sempre messo un senso di tristezza. Se ci rimarrà in quella teca non c'è dato saperlo. Ma comunque Crystal riconosce Aquarius, lo riconosce subito dall'armatura, perché sia il cigno che l'acquario sono costellazioni fredde, vengono associate alle temperature fredde. Il cigno per quanto riguarda la croce del nord, l'acquario non solo perché è un segno d'aria, voglio ricordarvi che i segni sono, tre segni ciascuno sono divisi per elementi, l'acquario appunto è un segno d'aria e viene associato al mese di febbraio, che è un mese freddo, un mese che viene dopo Natale, quindi capito, è tutta una questione di energie fredde. Ehi, mute.
come succede spesso da dire nelle call di lavoro, sei in mute. Scusa, vai Niki. Allora, di per sé l'episodio ha trasmesso, come penso voglia fare, freddezza, eleganza, ma soprattutto la superiorità, veramente la superiorità di un gold rispetto a un bronze. C'è episodio, cioè, abbastanza triste perché c'è l'amato maestro che tenta di, come si può dire, di malleare, spronare l'allievo, di distruggere un po' il suo allievo per spingerlo a crescere, cioè addirittura fa precipitare definitivamente la nave dove dorme la madre di Hyoga. E poraccio, se ragazzino, se anche distrutto. Peccato un pochettino per la voce di, appunto, di Camus e per i troppi flashback, che per carità ai tempi era normale, dava fastidio anche negli anni 2000, però diciamo che il proprio storpia, cioè si vede che nel concreto questo doveva essere un episodio piccolo, insomma. E ovviamente anche peccato per la presenza del maestro dei ghiacci, che, come già detto puntate fa, rovina questo rapporto padre figlio tra Hyoga e Camus. Questo è più o meno tutto quello che c'ho da dire. Sogni d'oro, Cignetto. Vado io. Allora, secondo me, questo è uno di quegli episodi che ti fa uscire le lacrime. A me non solo mi fa venire brividi a livello proprio contestuale di testi parlati, hanno utilizzato tutti i doppiatori più bravi e caldi. C'è Tony Fuochi che doppia Camus, che poi, tra l'altro, neanche a me risulta bellissimo Tony Fuochi su Camus, ma calcolando che Camus, e stiamo parlando di una delle puntate più fredde, no? A livello proprio di sensazioni che vivi, tutte e due hanno il potere delle energie fredde, e poi Camus è caratterizzato da questa voce molto calda, quindi questo confronto, rapporto, mi è sempre piaciuto. Detto, come Niki? Molto calda e molto emotiva, in certi era troppo emotiva. Sì, è vero. E il rapporto tra i due è ovviamente un po' troppo veloce, perché non si conoscono, vabbè, hanno questa cosa in comune. Pieno di flashback, penso che 2 minuti sarà la puntata nuova, e ovviamente, come diceva pure Angie durante la puntata, iconico al massimo livello. E nel senso, la fa da padrone, le immagini iconiche, il fatto di questo Aurora Execution, che non verrà mai riprodotto in questa maniera, è bellissimo, con quest'anfora sopra che si gira verso, come fosse un mirino, verso Crystal. Fra l'altro, poi ho notato che quando viene sbalzato dall'Aurora Execution c'è la riproduzione della dimensione oscura, quindi sì, hanno aggiunto un'immagine così a caso. Bellissimi testi, i testi qui, mannaggia, ci vorrebbe il caro Cerioni, perché i testi, bravo, durante il combattimento sono strepitosi. Cioè, quando Camus gli dice: vedi, posso tranquillamente schivarli con dei semplici movimenti laterali, c'è Crystal che, mentre lancia la polvere di diamanti, dice: semplici movimenti laterali, ti faccio vedere io una cosa del genere, adesso ci penso io. Quelle sono tutte chicche in più che non ci sono, secondo me, nel doppiaggio originale. Adesso poi me la ripeterò sottotitolata, ma comunque brividi. E come dicevamo con NGL, questo è quel tipo di puntata
dove Crystal viene imprigionato nella teca e sarà imprigionato così per chi l'ha vissuto live, sarà imprigionato così per anni. Cioè io quando penso a Crystal lo penso là chiuso nella teca in primis, poi dopo tutto quello che... cioè lo vedo più là chiuso che altro. Angie, tocca a te. Sì, ricordiamolo, perché magari per chi non è della nostra generazione, no? Per quel famoso episodio per il quale poi, arrivati alla quinta casa, la serie non andava più avanti, ed è andata avanti così per un paio d'anni e noi poveri infanti non riuscivamo mai a vedere cosa succedeva dopo. Ma comunque, questa è parentesi. E allora, che dire, è difficile rimanere lucidi di fronte e commentare una puntata del genere, perché effettivamente è una puntata... che poi per vari motivi vi dirò, io questo episodio in particolare no, e in generale il rapporto tra Camus e Yoga non lo amo particolarmente, per quanto non c'è che dire, è ricco di pathos, è ricco di emozioni. E ricordo che quando vidi l'episodio la prima volta, oltre a lasciarmi veramente insomma preso nel cuore per le sorti che sembravano diciamo definitive, no, del nostro, definitive forse no, però insomma del nostro eroe che veniva sconfitto. Ricordo, l'episodio si chiama Addio a un amico e coi dialoghi con cui finisce, con cui Crystal saluta, diciamo, tra virgolette, i suoi amici, insomma, sembra che ci sia proprio qualcosa di definitivo e di pesante, no? E allora, avete detto tantissime cose giuste. Questo è un combattimento canon, se vogliamo, che dimostra esattamente qual è il divario tra un cavaliere d'oro e un cavaliere di bronzo, comunque un qualsiasi altro cavaliere. E viene enfatizzato questo aspetto proprio per dar risalto al fatto che Crystal al suo stato attuale non è in grado di fare un passo in avanti, e questa cosa è un po' repentina in realtà, perché se voi ci pensate, Crystal fino a questo momento era stato presentato come uno dei personaggi dei cinque personaggi più risoluti, diciamo più determinati, anche che sembravano sempre più sul pezzo, su quello che era da fare, non da fare, sui suoi comportamenti erano sempre molto anche lucidi, freddi, come giusto che sia. Invece qui all'improvviso emerge, e questo è bellissimo, tutta la fragilità di un ragazzo, come diceva, ricordava Nick, di un ragazzino, che all'improvviso si trova di fronte a un suo maestro nettamente superiore a lui, capisce che sta ricevendo uno stimolo a fare un qualcosa di più, che però è un qualcosa di... che lui non accetta di voler fare, cioè se questo è il prezzo per andare avanti, io non voglio andare avanti. E questo è uno dei classici dilemmi esistenziali, se vogliamo, di fronte ai quali ci mette Lumada, che secondo me, rivedendolo oggi col senno di poi, cavolo, tanta roba. Tra l'altro Niki prima mi ha fatto pensare nel dire, nello spiegare proprio il rapporto con quello che cerca di fare Camus, che forse è per quello che io da crescendo ho maturato l'idea che secondo me, diciamo così, un maestro o comunque in generale nella vita non è col bastone che bisogna stimolare alla crescita, ma piuttosto è con la, diciamo, con... sì, cioè nel senso bisogna trovare le forze dentro di sé per andare avanti, per cercare di migliorare, ma degli stimoli positivi, stimoli positivi, sì, non li ho mai apprezzati. Non bullizzarlo psicologicamente, che questo esatto. C'ha 14 anni, Camus. Io esatto, e chissà, mi chiedo, chissà che... intelligenti. Esatto, mi chiedo, e su questo ringrazio Kurumada, Cerioni e tutti quelli che hanno contribuito a produrre questa meraviglia, anche col doppiaggio in italiano, che sappiamo che è fantastico. Chissà se sono cresciuto in questo modo, anche perché da bambino ho potuto assistere a tutto ciò, e insomma, mi sono formato anche con questo. Così, parentesi. Per il resto, diciamo, ecco appunto, a me quello che colpì e che colpisce sempre quando vedo questo episodio è proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che Crystal Yoga all'improvviso si trova di fronte a una situazione in cui emergono dei suoi lati caratteriali che finora non erano emersi, e quindi questo mi ha sempre sorpreso molto. E appunto, la sua immagine dentro la teca è qualcosa che mi rimane anche a me, come diceva Lim, sarà che ce la siamo portati dietro per più anni del dovuto, ma mi rimane nel cuore. L'unica, come ti dicevo, l'unica cosa che mi rinfranca è che comunque alla fine della saga del santuario, devo dire che Yoga ne esce ben rivalutato. L'ultima considerazione che faccio, ma questa la vorrei approfondire quando arriveremo all'undicesima casa, poi chiudo, è che a me però questo rapporto così enfatizzato, così esagerato, cioè il comportamento di Camus è sempre sembrato eccessivo.
nel senso, allora, anche semplificando, intensificando il rapporto e riportandolo a quello che era originario del manga, ovvero maestro versus allievo, Camus alla fine antepone qualsiasi aspetto anche legato alla situazione contingente, cioè ad Atena che stava rischiando la vita. Lui comunque è un cavaliere d'oro che deve per prima cosa difendere Atena. Lui antepone la crescita del proprio allievo e, se vogliamo così dirlo, anche un mettersi alla prova lui stesso nei confronti del suo allievo. Questo uscirà fuori soprattutto nell'undicesima casa. Cioè, lui in sostanza sembra che viva un conflitto interiore che, della serie, ho percepito che Crystal può essere più forte di me, voglio in qualche modo o renderlo più forte oppure dimostrare che sono più forte io. Questa cosa di Camus sinceramente non mi ha mai convinto e non l'ho mai mandata giù fino in fondo. Per il resto per me è un personaggio top tier one, insomma, di fascia alta. Lascio voi considerazioni su questo. Sei sempre in mute come nelle migliori call di lavoro. Io ho sempre pensato che lui fosse molto severo, ma in fin dei conti giusto, perché in realtà Camus è uno dei Cavalieri d'Oro che va contro il pensiero di Arles, e non, sì, poi lo dirà più avanti, ma lui dice proprio non mi importa di Arles. In realtà lui scende alla settima casa solo ed esclusivamente per dare una lezione che può finire secondo lui bene, e quindi far acquisire il settimo senso, anche se non capisco quale sarebbe stato il suo piano B, nel senso, ok, ci riusciva, Crystal acquisiva il settimo senso, poi che faceva? Lo abbracciava e dice, ok, perfetto, andiamo Crystal, adesso sei pronto per cosa? Per sconfiggere i Cavalieri d'Oro? Cioè, lui gli voleva far uscire il settimo senso per rimandarlo poi alla quarta casa dai suoi amici, da Cancer? Non si è mai capito poi perché questo risultato. Forse voleva aiutarlo, punto, per poi fregarsene. Nel senso, mettiamo conto, lui fosse riuscito a fargli acquisire il settimo senso, io credo che poi gli direbbe, ok, gli avrebbe detto, ok, raggiungi adesso i tuoi amici, e lui se ne sarebbe andato dal Grande Tempio, perché una volta che fai una cosa del genere, poi non lo aspetti all'undicesima casa. Mentre poi, quando verrà, spoiler, risvegliato, lui lo attende con ansia all'undicesima casa per concludere la situazione, perché dice, ok, sei stato liberato, ma adesso devi dare tutto, cioè non hai acquisito il settimo senso, adesso diciamo che poi tra l'altro lo acquisisce da Scorpio. Infatti, diciamo che Camus all'undicesima casa vuole finire quello che ha cominciato lì alla settima casa, perché quello che noi vediamo qui adesso alla settima casa non è che un assaggio di quello che poi vedremmo dopo. Quindi Max, scusami se ti interrompo, in realtà lui acquisisce il settimo senso all'ottava casa, quindi la missione di Camus sarebbe stata completata. Ma è proprio per questo che dico che a me ha sempre convinto poco questo rapporto, e quantomeno l'intenzione di Camus, nel senso che secondo me si tramuta, o comunque c'è già celato dietro, un sentimento di manifestazione di potenza, nel senso, io sono il più forte tra coloro che presiedono il potere dei ghiacci, no, del freddo. C'è una persona che in qualche modo ritengo possa essere altrettanto forte, mi confronto con questa, e questo però in qualche modo alla fine della fiera, quando si chiude il cerchio, anche quando finisce la saga, sembra che questo diciamo venga anche prima per Camus rispetto a tutto il resto, cioè al fatto che lui comunque è un cavaliere d'oro che deve difendere Atena. Arrogante, insomma. Sì, cioè, a me questa cosa, non lo so, sì, ha sempre lasciato perplesso, nel senso, anche l'accanimento col quale nell'undicesima casa devono per forza arrivare al risultato di uno scontro all'ultimo sangue, effettivamente, come diceva prima Lim, cioè, sembra aver poco senso. Allora, Camus in questo senso non si dimostra in realtà antagonista ad Arles, nel senso, ok, Arles è il male, io proteggo Atena, dimostra semplicemente indifferente alla vicenda, indifferente, non prende una posizione tra Ade, Ade, vabbè, e Atena, insomma, e le dice, cioè,
questo secondo me per un Cavaliere d'Oro, insomma, è una cosa un po' borderline. Poi capisco che è tutto, voglio dire, i protagonisti sono i nostri cinque bronzini mitici e che nessuno ce li deve toccare, però... Allora, guarda, ecco. Questo sarà motivo di discussione. Io infatti invito poi chi seguirà la live sul canale YouTube di interagire con delle domande, con delle affermazioni, anche con dei pensieri personali, perché è molto interessante unire gli appassionati dei Cavalieri e fare uscire, insomma, tesi interessanti. Io adesso questa puntata non l'ho vista con i sottotitoli originali, nel senso abbinati al giapponese, ma appena chiudiamo me la vado a rivedere con i sottotitoli, perché secondo me lì possiamo trovare la chiave di questo discorso. Proverò e poi alla prossima puntata vi faccio sapere. Nel frattempo volevo dirti che tu prima, Angie, stavi facendo una considerazione sul titolo. Me la puoi ripetere? Così ti dico qual è la traduzione del titolo in giapponese. Allora, io la ricordo benissimo perché i titoli da bambino mi rimanevano proprio impressi. Addio a un amico. Ok. E tu dicevi perché facevi un parallelismo? Addio a un amico è un inizio, diciamo, un titolo che a inizio puntata ti mette un patema d'animo, anche perché l'unico amico che vedi lì appena inizia la puntata è lui, certo. Yoga, e tu, cioè, dai una sentenza definitiva. Ricordiamoci che uno la prima volta, sì, che vede la serie può pensare che finisca tutto al santuario, quindi Crystal muore alla settima casa, punto, cioè è finito così. Sì, no? Sì, fra l'altro, il monologo finale che fa Crystal prima di, diciamo, di cadere a terra è toccante, no? Ovviamente ti porta proprio a quello. Fra l'altro, tutte le icone, tutte le grafiche che ci sono durante la puntata, a parte i discorsi di Crystal, sono proprio, cioè, quando i cigni vengono colpiti, ci sono dei cigni incrociati che vengono colpiti e separati, quelli sono tutti... Cioè, Crystal non ha mai la minima speranza durante tutto il combattimento. No. Cioè, questo combattimento è dura anche abbastanza, però sostanzialmente è monocorde. Poi io volevo sottolineare quello che diceva anche Max sul fatto che finalmente fanno. Cioè, vedete quanto è differente scrivere il testo di una sceneggiatura di una puntata facendoti capire e percepire perfettamente la potenza di un personaggio. Cioè, qui tu, da quando appare Camus e tramite le sue parole, tramite i suoi gesti, tramite i suoi colpi, tu non hai alcuna possibilità. Mentre invece alla casa del toro, del nostro quando Toro a un certo punto sembra, oh mio Dio, non lo sento più, Pegasus, dove sei, Pegasus? Che sembra che è lui che è entrato nella casa di Pegasus. Ma la differenza è palpabile. Certo. Cioè, Max ha assolutamente ragione. Sì, Max, sì. Volevi dirci qualcosa perché l'hai detto durante la puntata, però voglio che lo ripeti in singolar tensione, sul simbolo, dell'acquario. Allora sì, noi vediamo quando Aquarius lancia diciamo l'Aurora Execution, si può notare, come ho detto già prima, che è una donna a reggere l'anfora dell'acqua, quando invece chi come me è appassionato di stelle e di costellazioni saprà sicuramente che la figura dell'Aquario non è una donna, ma è un uomo che tiene una brocca d'acqua che sta versando. Ma del mito dell'acquario preferisco poi parlarne quando arriveremo poi all'undicesima casa. Tenetelo per il case study, bravissimo. Grazie. Giusto, giusto. Anfitrione, tocca a te! Ti pareva. Bravo Max, bravo, sì, tienitelo per l'undicesima casa. Niki, volevi aggiungere qualcosa? A parte che nell'undicesima casa Camus sembra la classica madre con la pantofola in mano o niente? Ma ne parleremo, però, ne parleremo allora. Dai. Però avete presente anche quando sta imbambolato davanti all'entrata, no? Sembra là con la ciabatta.
Comunque, bisogna fare un applauso anche al doppiaggio che ha fatto, oddio, come si chiama, il doppiatore di Crystal, eccezionale, quando Luigi Rosa, lui Luigi Rosa, Luigi quando Rosa. fa quel pezzo, torno dalla mamma. Cioè, io mi ricordo che ero piccolo, quindi la mamma a quei tempi era fondamentale Beh, per il certo. sussistere. Mentre io che lo guardo adesso dico, Camu, hai fatto bene, coppalo. Sì, questa, è vero, questa reazione di Ricky ricordo che in un certo periodo della mia vita ce l'ho avuta anch'io. Poi Nel potrà senso che, no, no, ma tornare. hai La ragione. mamma. Nel Che senso che poi potrà. effettivamente quello che dicevo prima sul personaggio, no, è che sorprende questa cosa di Crystal che arriva così un po' all'improvviso e effettivamente a un certo punto sembra proprio un frignone, no? La mancanza anche di capacità proprio di reagire nell'immediato. Tra l'altro, questa cosa da questo momento in poi, Crystal la tramuterà anche in forza, questo suo modo di essere, però se lo porterà sempre, no? Perché anche in combattimenti che vedremo in futuro, anche proprio in serie future, tornerà questo aspetto del suo Le sfighe passato. Ce le ha tutte, esatto. E quindi, diciamo, qui viene caratterizzato proprio un personaggio. Però ricordo che adesso lo vivo bene, diciamo così, a ciclo concluso, insomma, maturità mia personale raggiunta. Cioè. Però mi ricordo che all'epoca invece sta cosa di Crystal per un periodo mi diede un po' fastidio perché non era quello che mi ero aspettato all'inizio. è E vero. questo non toglie il fatto che sia ben scritto, il personaggio è fantastico, cioè nel senso è pure bello che prima o poi escano fuori degli aspetti. Anzi, lui probabilmente in un primo momento appare sempre freddo, lucido, determinato, proprio perché è quello che vuole apparire esteriormente, no? Poi Beh, invece forse emergono dei suoi che poi aspetti può sembrare più intimi. una scontatezza, che può sembrare una cavolata questa che Crystal ripensi alla madre, però se ci pensate bene, questo perché non ha, questo diciamo lo dico per chi non ha saputo apprezzare il personaggio di Crystal, perché obiettivamente parlando è un personaggio costruito bene, al di là del fatto, al di là di tutte le altre cose, ma questo fatto che lui ripensi alla madre, no? Non è una debolezza, anzi, è dedito alla famiglia. Lui combatte per la sua famiglia, per la madre, che in quel momento si trova Famiglia. lì sotto quei ghiacci. Quindi, capito? La cosa bella dei protagonisti qual è? Che ciascuno di loro, no, combatte per una causa. Pegasus combatte per Atena, per Lady Isabel, Sirio combatte per il maestro, Andromeda combatte per Fenix, Fenix per Esmeralda e Crystal per la madre. Aspetta, Beh, non è era. questa la cosa bella dei protagonisti, è questa, capito? Che Sì. Atena non è il fulcro di tutto. Sì, è la dea per cui combattono, ma è anche un fattore di personalità, è un fattore del. Io combatto per questa cosa qua, perché voglio bene a questa persona qua. Che potrà sembrare, come ho detto prima, una scontatezza, però per chi il personaggio lo vive, no? Per chi come me esplora nei meandri, diciamo così, di un personaggio, perché io faccio teatro, io faccio teatro, il mio maestro, che fra l'altro è anche mio zio, mi insegna soprattutto a capirlo un personaggio, a studiarlo. Quindi, grazie a questi miei insegnamenti, i cavalieri li guardo con un'ottica, diciamo, diversa. Cioè, non li guardo solo da quella persona appassionato di miti greci e delle costellazioni, ma si parla anche di profondità emotiva, ciò per cui tu combatti, ciò che ti spinge ad andare avanti. In sintesi, detto proprio in parole così, becere, no? Crystal. Va bene a combattere per la madre? Sì, perché è il motivo che ti spinge ad andare avanti. E Arles viene battuto, spoiler, scusate, verrà battuto poi soprattutto per questo, per la Sì, determinazione, non solo per la dea, per Atena. È questo. grande Max, grandi applausi per te. Allora, io volevo dire anche un'altra cosa, che molto probabilmente la differenziazione caratteriale di Crystal, che lo mette molto più vicino a un sentimento di nostalgia nei confronti della mamma che ha visto morire, eccetera, è anche perché il suo essere orfano è diverso dagli altri, cioè noi non sappiamo
che fine, come sono finite le storie dei genitori di Sirio, di Fenix Andromeda e di Pegasus. Probabilmente non l'hanno neanche mai conosciuti, ma invece Crystal è l'unico dei cinque personaggi dove conosciamo la madre e conosciamo una storia prima che lui diventasse orfano, e quindi è quello che è più attaccato a questo sentimento. Vero. Ragazzi, io penso che abbiamo finito. 1 ora e 5 minuti. Questa live verrà messa poi sul canale YouTube. Non ho formulato un sondaggio per la prossima puntata, dove incontreremo il Cavaliere di Cancer, faremo la sua conoscenza finalmente, perché poi tra l'altro il Cavaliere di Cancer è un po' divisivo, cioè chi lo ama, chi lo odia, chi ama la sua armatura, chi odia la sua armatura, chi ama il personaggio. Di certo io odio quello che poi abbiamo visto in Soul of God, che non c'entra niente, o quello che conosceremo nella ma poi, poi quando arriveremo a parlare di Cancer, poi diciamo che, non lo so, verrò linciato, verrò insultato per questo, però lo dico già in anticipo, perché non me la tengo questa cosa. A me Cancer piace. Bene. Io non spoilerò il mio... Nemmeno io. Esatto, non lo spoiler il mio giudizio, poi ve lo dico quando vediamo la puntata. Al case study lo mettiamo anche a paragone, in parallelo con quello che vedremo poi nelle altre, in Hades e in Soul of God. Ragazzi, ci siamo, mi raccomando, ci vediamo alla prossima con Cancer. Grazie a tutti, alla ciao, casa amici, di ciao Angie, ciao a tutti, Max Anfitrione, chiudo, un bacio a tutti, buonasera, ecco qua.